Era una notte buia e tempestosa. Lui si infilò i guanti senza sapere di essere seguito da dietro. Non lo preoccupava molto la cosa, anche se nella tasca aveva ancora la mano della vittima. Era un assassino piuttosto distratto. Infatti. Se anche a te piace scrivere e raccontare, partecipa al concorso per Fiducia 2.0. La tua storia potrebbe diventare un film.